Questa è una masterclass di commedia dell'arte, che è uno di quei generi nati in Italia, questo in particolare nella seconda metà del 1500 e poi è finito, non è stato più di moda dalla fine del 1700, quando c'è stata la cosiddetta rivoluzione goldoniana, quindi Goldoni ha smesso di utilizzare le maschere nel suo teatro e da quel momento in poi sono state utilizzate sempre di meno, al punto che lo stesso genere è quasi scomparso per molto molto tempo, finché non è stato poi recuperato giusto alla fine del secolo scorso e è stato riportato un po' alla luce, soprattutto basandosi su quelle che erano le illustrazioni di tableau, quadri che rappresentavano attori dell'epoca che si muovevano con le varie maschere, con i vari tratti caratteristici. E quindi questa masterclass è proprio per portare questo genere in buona parte dimenticato a chiunque voglia saperne di più, chiunque voglia praticarlo. Tanto di più che è un genere molto caratterizzato da cose come l'improvvisazione, il canto, il ballo, l'acrobatica, i duelli, tantissimi elementi che si uniscono, lo rendono uno dei generi più spettacolari che ci possano essere. Durante la masterclass abbiamo affrontato tutti i vari personaggi della commedia dell'arte, tutte le varie maschere, cosiddette maschere, e è facile che uno spettatore possa rivedersi in una delle maschere o possa riconoscere persone che ha intorno a sé nel quotidiano all'interno delle maschere, poiché l'essenza stessa del personaggio di commedia dell'arte è una sorta di versione parodica di quello che può essere un archetipo che possiamo trovare tutti i giorni. Ad esempio c'è il personaggio del dottore, che può essere una parodia di tutti coloro che utilizzano la conoscenza soltanto con l'intento di riempirsi la pancia. Infatti il dottore viene chiamato dottore in modo generico, ma a seconda della storia può tanto essere un avvocato, tanto può essere un medico e così via. Il ruolo dell'improvvisazione nella commedia dell'arte era gigantesco, infatti per quanto esistessero degli scrittori di opere di commedia dell'arte non si tratta di opere intere, si tratta dei cosiddetti canovacci, il che significa che venivano lasciati per iscritto soltanto pochi stralci che rimanevano fissi ogni volta, come l'inizio, appunto magari una parte centrale e il finale. Tutto il resto era basato sull'improvvisazione. Molte volte l'improvvisazione può fare un po' paura quando la si inizia, ma tutto sommato non è molto diverso da quello che accade tutti quanti i giorni. Si improvvisa ogni singolo giorno nel nostro quotidiano. L'unica differenza è che nel momento in cui si è sul palco ci sono tutta una serie di meccanismi anche inconsci che si attivano e quindi tutto il lavoro sull'improvvisazione è proprio su il poter approfondire anche un po' la conoscenza di se stessi all'infuori di quello che si pensa razionalmente di se stessi, affrontandolo a un livello quanto più pratico possibile, così da poter essere poi in scena e lasciar trasparire completamente quelle che sono le sensazioni interne, senza troppi filtri tra quello che si prova, quello che si pensa e quello che si esprime. Con un buon lavoro di improvvisazione, il rapporto con i compagni di scena acquisisce delle note inarrivabili in altre maniere. È un grandissimo esercizio per quanto riguarda l'ascolto. Si parla spesso di ascolto anche nel nostro quotidiano, spesso anche per strada si parla di ascolto, ma parlare di ascolto è veramente molto diverso da quello che è l'ascolto in sé per sé. E l'improvvisazione ha il potere di rendere infinitamente pratico quello che si intende per ascolto. Normalmente quando facciamo una masterclass di commedia dell'arte, quando trattiamo l'improvvisazione, una parte della classe va sul palcoscenico ad improvvisare e un'altra rimane giù in platea a guardare i compagni lavorare. Alla fine dell'improvvisazione, i primi a parlare, a fare considerazioni sull'improvvisazione stessa sono i compagni che sono rimasti in platea. È un'occasione per loro per osservare fino in fondo, a livello critico, il livello di ascolto che c'è stato in scena.
gli stessi attori che hanno appena improvvisato, prima di improvvisare, dicevano in piena coscienza: so che l'ascolto è importante, so che lo voglio fare, quindi ascolterò. 99% dei casi non è quello che accade, indipendentemente dalla volontà dell'attore prima di salire sul palco. Questo dipende appunto da tutta una serie di abitudini che possono essere state create o di meccanismi che possono essere più inconsci, e un esercizio del genere, grazie all'osservazione dei compagni in platea, permette di prendere coscienza di questi meccanismi, che non sono molti, ma che sono presenti, che non permettono un ascolto reale, un ascolto pratico nei confronti dei compagni in scena, oltre che di se stessi.